Le strade di Parma e della sua provincia si riempiono ancora di sapore e di gusti. Infatti stiamo presentando l'ingrediente Parma, l'edizione del 2015, siamo venuti a presentarla a Expo, parlando di cibo, ci sembrava il luogo più adatto all'interno del padiglione che è anche organizzato dalle Fiere di Parma e che all'interno ha un angolo dedicato proprio al nostro territorio. Saranno 3 giorni, un giorno al Castello di Torre Chiara, gli altri 2 giorni in giro per le strade di Parma, potrete incontrare chef stellati, potreste gustare soprattutto i loro piatti e io penso che il connubio Parma e cibo sia sempre il più importante. Il 19, il 20 e il 21 di giugno sarà un momento, un weekend importante perché avremo un evento dal titolo Ingrediente Parma in cui appunto Parma diventerà un ingrediente per alcuni chef stellati, locali e non locali, che interpreteranno i nostri prodotti, i prodotti del nostro territorio, quindi il parmigiano, il prosciutto, il culatello, il tutto accompagnato dai vini del nostro territorio, quindi dalla Malvasia, dall'Ambrusco, quindi dai vini dei nostri produttori. Quindi grazie ai consorzi che ci hanno supportato in questo evento, sarà un evento che riguarderà la città di Parma, quindi come sempre e come lo scorso anno, Piazza Garibaldi, Piazza Ghiaia, l'Ospedale Vecchio, però quest'anno c'è una novità, infatti il venerdì sera l'evento si svolgerà a Torre Chiara, quindi ci sarà questa serata in cui anche qui 6 chef lavoreranno, interpreteranno i prodotti del territorio, mentre invece sabato e domenica saranno in città. Questo weekend sarà anche arricchito ulteriormente dal fatto che domenica sera, il 21, ci sarà lo spettacolo delle frecce tricolori che chiuderanno, diciamo così, questa 3 giorni, dopodiché si terminerà con le degustazioni di questi chef ancora in piazza Ghiaia e all'Ospedale Vecchio.